Konnichiwa! Benvenuti a tutti voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui in un video unboxing. È da un po' di tempo insomma che non facevo un video unboxing di un qualsivoglia videogame giapponese. E allora colgo l'occasione quest'oggi per proporvi l'unboxing di Katarin Full Body, eccolo qua. Launch Edition, prodotto dalla Atlus, sviluppato e prodotto dalla Atlus. Mamma mia ragazzi, questo Katarin Full Body uscì nella prima versione nel lontano 2011 per PlayStation 3, PlayStation Vita e Xbox 360, se non vado errato. Adesso, quest'oggi, insomma, esce per quest'anno 2019, esce una nuova versione rivista e corretta chiamata Katarin Full Body. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Guardate qua che spettacolo, ecco qua il dorso. Questa Launch Edition, vedi, con l'uomo pecora, eccolo qua. E poi ecco qua la parte dietro, il retro copertina di questo cofanetto, veramente probabilmente molto molto interessante. Allora c'è scritto, poi totalmente in italiano, più ricco, più intrigante, sempre più complesso. Torna l'appassionante storia di Katarin con personaggi accattivanti, scelte complesse e un gameplay rinnovato. Quando incubo e realtà si mischiano, cosa ne sarà della pecora intrappolata nel mezzo? Mamma mia, ragazzi, mamma mia, guardate qua, incredibile! Ci sono i tre personaggi femminili principali, manca il personaggio maschile, Vincent, ma ecco, lo troviamo, eccolo qua, lo troviamo in copertina. Mamma mia ragazzi, tanta roba questo Katarin Full Body, io non vedo l'ora di portarlo come serie sul canale. Ovviamente non so se magari mettere vietato minori di 14 anni, non lo so. Comunque insomma, come vedete, ecco qua, vi sta il logo della violenza, anche di linguaggio scurrile. Non so perché manca quello un po' della sessualità, che è un po' leggermente erotico questo Katarin Full Body, eh. Comunque andiamo a leggere, ecco qua. Un misterioso nuovo arrivo introduce una nuova prospettiva. Andremo a conoscere questo nuovo personaggio che si introdurrà nella storia principale di questo Katarin Full Body. Nuovi puzzle e nuove sfide. Da quel che so, sono in circa 500 puzzle, perché in realtà questo Katarin Full Body è un platform puzzle adventure, oserei dire così. Veramente fuori dalle righe, veramente quei giapponesi alcune volte sono veramente incredibili nel partorire delle avventure incredibili. Poi nuove scelte narrative, nuovi filmati e nuovi finali. Da quel che so, dovrebbe esserci almeno tre finali, forse un 4-5 in tutto. Poi comunque saremo a vedere. Ovviamente io non li farò tutti quanti, dove arriverò al primo finale, ovviamente poi mi fermerò, che sennò insomma qui usciranno 100.000 episodi e invece spero che non più di tanto, ecco. Poi leggiamo qui, 1-2 giocatori, giocatori in rete, 1-2, iscrizione a PlayStation Plus richiesta, ben 13 GB minimo, vabbè, funzione DualShock, 1080p l'uscita, riproduzione remota supportata. E poi eccolo qua, eccolo qua, voci in giapponese e inglese, testo in italiano, eh? Quindi insomma, veramente così cercherò un po' di accontentare un po' tutti quanti. E allora andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa nasconde questo cofanetto. Mettendoci un po' di forza, ecco qua. Andiamo a togliere questo cellophane, questa plastica. Allora, mettiamo pure lì così, ma sì, buttiamo pure per terra. Allora, eccola qua. E che spettacolo, mamma mia, guardate, guardate. Guardate veramente che box. Ok, eccolo qua. Bello, veramente, guardate che colori, veramente spettacolare. Poi rosa, mamma mia, guardate, guardiamo il retro. Insomma, non vi posso raccontare tantissimo. C'è questo riferimento alla pecora, c'è lei che poi scopriremo chi è durante i vari gameplay. E allora andiamo un attimo ad aprire per
vedere cosa c'è di nuovo. Allora, qui abbiamo il manuale. Il manuale, sì, nelle varie lingue. Vabbè, niente di che, assistenza tecnica, eccetera, eccetera. Però comunque, insomma, sempre carino. Certo, potevamo farlo un po' meglio, però vabbè, comunque eccolo qua. E poi abbiamo il disco, il Blu-ray, qui sulla destra con i tre personaggi, PEGI 18, quindi diciamo, ecco, bisogna essere, direi, maggiorenni, però vabbè, insomma, comunque ci sono, insomma, ci saranno delle scene un po' così, un po' oserei dire, un po' sexy, ecco, però ragazzi, insomma, questo videogame è veramente da portare, veramente qualcosa veramente di incredibile, divertentissimo. Poi ne vedrete veramente delle belle. Ecco, pensavo ci fossero magari delle card. No, invece c'è questa custodia. E va bene, insomma, ok, quindi posso anche rimetterlo via. Bene così. E va bene, insomma, comunque Launch Edition. Vediamo se c'è un qualche DLC. No, nemmeno. Va bene, viene. Comunque vai, comunque, insomma, diciamo già, ecco qua, già la custodia di suo, insomma, veramente molto bella, molto figa, veramente, insomma, ci piace. Ecco, potremmo magari mettere degli adesivi, delle carte, un qualcosa, magari un poster. Potremmo fare magari, secondo me, un po' di più, un po' di più. Però vabbè, comunque, insomma, bella, bella confezione. Ci piace. E allora, ok ragazzi e ragazze, questo video dell'unboxing di Katherine Full Body ovviamente termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici. Seguitemi nei vari social, vi ricordo come sempre, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram e in più anche in ultimo il blog. Da un po' di tempo ho aperto un blog con notizie, news, articoli sul gaming giapponese. E iscriviti anche al canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video e episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E allora, dal vostro Giappogamer per oggi è tutto. Matane, e ai prossimi video!